Ben ritrovati nel studio di Obiettivo News con una nuova puntata di Quattro Chiacchiere con. La scuola va avanti, non è più quella di una volta, è ricca di innovazione, di progetti e di attività extracurricolari. E ne parliamo oggi con il professor Bracco, docente all'Istituto Moro di Rivaro Locanavese, docente di informatica. Buongiorno. E con uno studente, Federico. Ciao. Benvenuti. Tantissimi progetti che vengono organizzati all'interno della scuola, quindi non solo più lo studio delle materie classiche, ma anche cose, diciamo, appunto extracurricolari. Ma è stato interessante perché uno di questi progetti è nato dopo il Covid, quindi è qualcosa di particolarmente brutto, è germogliato qualcosa di molto molto positivo, perché dal bisogno di socialità che c'era dopo il Covid, i ragazzi ci hanno proprio chiesto di poter fare qualcosa in cui rincontrarsi e poter sfruttare i locali della scuola. E quindi è nato questo progetto che abbiamo chiamato I Venerdì al Moro, o in un modo più poetico, Di Moro al Moro, nel senso che abito il Moro, abito la mia scuola, il Moro è casa mia, dentro cui sono gemmati tanti progetti, fra cui il podcasting, di cui forse parliamo in particolare oggi, ma tanti altri, teatro, musica, magia, sport, giornalismo e un sacco di altri. Una cosa che coinvolge molto i ragazzi, comunque i vari interessi. Assolutamente, e soprattutto mette insieme la possibilità di sviluppare delle competenze, delle skill che a scuola trovano spazio fino a un certo punto e che invece i ragazzi appassionano, e allo stesso tempo di stare insieme e viversi in spensieratezza, in allegria, certo, dei momenti di relazione, di socialità. Hanno la possibilità di scegliere quale progetto partecipare? I progetti sono assolutamente liberi. All'inizio dell'anno mettiamo insieme quelle che sono le idee principali con una coprogettazione insieme con i ragazzi, quindi chiunque voglia può proporre il suo progetto. Anzi, in questo noi adulti siamo quasi solo dei facilitatori, quindi i professori fanno in modo che le idee dei ragazzi possano andare avanti. E poi, una volta che li mettiamo sul banco, ogni ragazzo sceglie qual è più affine a lui o insomma cosa gli fa più piacere fare. Le classi o solamente, cioè, questi progetti è per ogni classe, quindi dalla prima alla quinta? Li proponiamo assolutamente a tutti, anzi sono una bella occasione verticale di incontrarsi e un po' di passarsi il testimone. Spesso succede che ragazzi come Federico, che sono più grandi, quindi sono più capaci di gestire le cose, li portino avanti, e nel frattempo i più piccoli imparano anche a gestire, imparano a costruire il gruppo, la leadership, e poi li porteranno avanti loro. Insomma, una ciclicità molto interessante per la vita della scuola. Podcasting. Federico, tu partecipi solo a questo progetto o anche ad altri? Io, come laboratorio a scuola, partecipo principalmente a due laboratori. Uno è podcasting, dove sono referente, e uno è l'attività di giornalismo, dove scrivo articoli. Perché, allora, io podcasting nasce perché? Perché nasce, in realtà è molto particolare la storia, perché tutto nasce tipo un anno e mezzo fa, quando con altri due miei amici, Matte e Fede, abbiamo aperto il nostro primo podcast di calcio, che era Sotto al 7, no? Il nome, inizialmente non sapevo quale dare, avevamo scelto tantissimo, ma più uscivo Sotto al 7, perché mi ricordo, sono andata a proporre al Prof. Bracco, Sotto al 7, anche ambito scolastico, e da qui poi il nome era bellissimo, effettivamente, conoscevo meglio, e lì quindi è nata specialmente la mia passione per il podcasting, anche perché mi è sempre piaciuto parlare, avere uno spazio in cui poter dire quello che pensavo, in quel caso era sul calcio, quindi è stato veramente un bel momento, una bella possibilità per poterlo fare, e nel mente è cresciuta la mia passione, quella anche di Matte e Fede, e a inizio anno mi ricordo che avevo detto al primo lezione di informatica che il professore aveva chiesto cosa avreste fatto quest'anno come noi progetti. Io ho detto che mi sarebbe piaciuto più un podcast di basket, perché oltre il calcio la mia grandissima passione è il basket, perché io veramente lo sport che amo di più, il calcio è venuto dopo, anche perché basket è l'unico sport a cui ho giocato, l'unico a cui ero similmente capace di giocare, perché non è che sono stato questa grande cima negli sport, piaciuti da guardare, commentare, giocare, non proprio. E a un certo punto mi ricordo che eravamo tipo prima lezione a fine settembre, inizio ottobre, anzi no, inizio ottobre, perché era dopo già la festa delle presentazioni dell'attività a scuola. Il prof, Bonfi, ascolta, visto che c'è già poca carne al fuoco, ma che dici se aprissimo i podcast della scuola e tu li gestissi, così perlomeno, oltre a parlare di basket, possiamo anche fare qualcosa di nuovo. E quindi io arrivo lì, va bene, perché comunque l'idea mi piace un sacco, no?
Certo. Nella mia vita mi ha sempre piaciuta l'idea di poter portare un progetto, avevo sempre pensato in ambito sportivo, no? Polivalente, che comprendesse per esempio Formula 1, basket, calcio, eccetera. Invece poi si è sviluppata questa idea anche di farlo su più cose e quindi è nato il podcast della scuola, e che si sviluppa principalmente in due modi, su due temi, sportivo e quello più legato all'attività della scuola. Per esempio c'è Moro Time e Women's Sport. Moro Time si basa molto sull'attività della scuola, infatti attualità, cinema e lettura, tutte queste attività ci sono a scuola e noi ne parliamo direttamente come attività del podcast, perché deve essere lo slogan dell'intro di Moro Time è la voce espressiva, la forma espressiva dei ragazzi del Moro, e quindi letteralmente è proprio quello il motivo che abbiamo messo queste rubriche, no? E poi in Women's Sport invece trattiamo di storytelling, calcio, motori ed altre rubriche. Okay, quindi un po' tutto di sport. Parte divertente, non trattiamo di basket, è l'unica cosa che abbiamo. Direi che iniziato tutto. E quindi questi podcast dite appunto la vostra opinione su, intervistate anche, sì, ci sono anche degli ospiti. Facciamo, allora, è particolare perché ci sono diverse tipologie, no? Portiamo format, ad esempio, su Moro Time, portiamo attualità, dove parliamo di tematiche attuali, per esempio, abbiamo portato fino adesso un episodio, perché poi escono, ci sono tante rubriche, quindi è difficile anche a volte coordinarle, però abbiamo portato fino adesso l'episodio Israele-Palestina, dove abbiamo parlato appunto della situazione che c'è attualmente, che forse uno degli episodi, anzi, che ci è piaciuto di più registrare anche ai ragazzi che fanno attività, che sono un bel po' al momento, sono molto contenti di questo, perché c'è anche grande spirito di partecipazione da parte loro, si impegnano e fanno sì che questa attività sia possibile, perché veramente la dedizione che ci metto è unica e questa cosa è fantastica. E attualità abbiamo portato cinema, e sono tipologie in cui diamo la nostra opinione. Per esempio, attualità c'è una parte però di open mic dove parliamo la nostra opinione, diamo la nostra analisi, eccetera, e dall'altra però dove c'è magari la parte più tecnica di spiegazione, argomentazione, tipo Israele Palestina abbiamo fatto i primi 20 minuti argomentazione, e poi i restanti 30 abbiamo parlato Matteo soluzioni possibili a conflitti, il nostro punto di vista, eccetera. Certo, un'analisi della questione. Esatto, stessa cosa per cinema, lettura. Ci sviluppa un po' così, struttura, spiegazione Matteo di cosa parliamo, punto di vista personale, perché fondamentalmente bisogna sì dare proprio una propria parte soggettiva, ma devi dare anche la possibilità a chi ascolta di poter sentire, percepire, captare una parte oggettiva da cui dare i propri spunti e dalla quale anche comprendere quello che noi stiamo dicendo, quindi proprio così argomentata, sviluppata. Tutti questi progetti vengono svolti durante gli orari scolastici al mattino, oppure ci sono delle ore extra in cui si possono svolgere? Allora, la maggior parte del tempo è extrascolastico, quindi ci fermiamo al pomeriggio, abbiamo chiesto ai ragazzi quale fosse il giorno migliore per loro, e inevitabilmente è diventato il venerdì, perché sono un po' più scarichi rispetto allo studio. E quindi ci incontriamo tutti venerdì pomeriggio, divisi in vari gruppi, e diventa un'occasione, insomma, di far girare una bella energia nella scuola, che fra l'altro è vuota a quel punto, quindi popoliamo, certo, animiamo la scuola. Ogni tanto c'è qualche propaggine che si allunga anche nella mattina, perché da questi progetti sono venute fuori interventi, che ne so, di protagonismo dei ragazzi, che poi magari vanno nella classe a fare un intervento su un determinato tema, piuttosto che collaborazioni che poi rientrano nello spazio della scuola mattutina. Certo. Ed è molto 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 interessante. Sì. Un altro modo in cui rientra questa cosa è perché veramente per chi fa i laboratori del pomeriggio venire poi a scuola è più piacevole, perché rincontri le persone con cui hai fatto amicizia, con cui c'è un legame, ti saluti nei corridoi e la scuola diventa un po' più casa tua, di Moro al Moro. Certo. Quindi è un po' più bello anche poi stare a scuola di mattina. Certo. Sì, socializzare diventa assolutamente, diciamo, vitale. Bravissimo. E la registrazione del podcasting, quando la fate? Una volta a settimana? Ci incontriamo solitamente una volta ogni due settimane, anche perché così è più congruo, perché comunque una volta a settimana diventa anche impegnativo, perciò a volte ogni due riesci a bilanciare bene episodi che registri, quindi con la pubblicazione da una parte, e dall'altra riesci anche comunque a dare il giusto tempo per preparare gli episodi, per organizzazione, tutte quelle che ci sono, eccetera. E quando registriamo c'è sempre questo bellissimo clima, no? Perché comunque ragazzi, adesso diciamoci la verità, tutti preferiamo registrare, ma è normale, perché anche tutta la struttura, la preparazione strutturale comunque richiede l'impegno, la parte teorica che dovremmo fare a podcasting, però non sempre riusciamo a fare,
piace praticamente a nessuno, ma sì, poi capisco, cioè anche io non capisco, neanche io mi diverto a scrivere fondamentalmente, però c'è sempre questa bell'aria, perché comunque ai ragazzi piace registrare, piace provare cose nuove, e fondamentalmente insomma la cosa più bella è uscita quando abbiamo registrato fino adesso è che i ragazzi sono lanciati in nuove rubriche. Per esempio c'è un ragazzo l'altro giorno che quando abbiamo registrato un video di un episodio di attualità, che poi uscirà verso giugno perché riguarda le europee, e ha partecipato per la prima volta a un episodio di attualità open mic e ha scoperto che probabilmente la cosa che gli piace di più fare sono gli open mic, perché può dare la sua opinione, non deve seguire una struttura, è libero di parlare a piacimento. Certo, insomma, è bellissimo perché ti trovi a dover sperimentare nuove cose, nuove tipologie, ti trovi anche a imparare, secondo me, a strutturare prima della rec, perché comunque è giusto dire che bisogna prepararlo l'episodio, per farlo migliore. Quindi hai anche una parte di progettualità, può essere molto importante anche al di fuori, anche perché podcasting ti impari migliori sicuramente a parlare, no? Perché a furia di parlare, sicuramente migliori. E questa è una cosa che aiuta un sacco, no? Saper parlare davanti alle persone. E i ragazzi sono sentiti, mi sembrano sempre molto, molto felici di registrare, e questa cosa mi piace, perché la cosa più bella di podcast è, al di là della registrazione, secondo me, l'ambiente, no? Perché si percepisce comunque, si era per divertirsi, poi quando ci sono le due ore in cui bisogna registrare, si registra, appunto, fine, certo, e così. Però c'è proprio questa che comunque sento tutti a proprio agio. Io amo questa cosa perché so, è fantastico, insomma, trovarsi in un ambiente in cui fai quello che si vuole, e con tranquillità, con leggerezza, creando anche nuove amicizie, che sono create anche nuove amicizie al mente. Quindi secondo me è veramente, veramente bello. In quanti siete a partecipare al podcast? Allora, al momento siamo in 13. Siamo cresciuti un po' da inizio anno, avevamo tipo 6-7. Siamo in 13, che è, infatti è a volte è un po' difficile essere così tanti, è che comunque devi trovare il modo di organizzare tutti quelli che registrano. Ma poi fate a turno. Sì, sì, facciamo turno, poi devi riuscire a far registrare più o meno tutti, e poi non tutti vogliono sempre registrare, perché comunque c'è anche non è facile, secondo me, comunque registrare, no? Da un certo punto di vista, perché lo diamo per scontato, ma comunque parla davanti a te, davanti a un microfono, è come parlare normalmente, ma c'è il rischio di sentirti giudicato, no? Perché comunque sai che quella cosa ascolta qualcun altro, non più un microfono. E quindi forse lì è la più grande difficoltà, capire chi fa registrare, come farlo registrare, nel mente poi anche come rispetto alla programmazione, come non fa uscire troppi episodi. Quindi da una parte è bellissimo, perché un sacco di idee, cioè i ragazzi propongono nuove rubriche, ad esempio, partecipano, si divertono, come detto prima, ci conoscono le persone e soprattutto danno ognuno il suo punto di vista, secondo me è fantastico. Certo, e poi dall'altra è da far incastrare, però non c'è neanche troppa difficoltà, perché si vede proprio che loro, cioè, provano cose nuove, si impegnano a farlo, e quindi risulta anche più facile. Quindi è bellissimo essere così tanti, perché personalmente mi tengo molto fortunato, perché ognuno di loro, penso che ogni persona che si incontra nella vita ti arricchisca in qualche modo, no? Ti lascia qualcosa, e per questo è bellissimo conoscere nuove persone. E con di more and more, come ha detto per il prof, si stanno conoscendo sempre nuove persone, perché adesso veramente esco ai corridoi e saluto un sacco di gente e dico, ah, madonna, quanta gente conosco, zio Pera, dico. E da una parte, e dall'altra soprattutto conosce queste nuove persone, ti arricchisce, ti dà qualcosa di nuovo, ti dà un nuovo punto di vista, che se sai accogliere quello che loro ti danno, ti dà una nuova prospettiva, che non ti cambia come persona, ma che ti permette di comprendere nuove cose, di sperimentare. Sì, quindi questa è una cosa bellissima di essere in tanti, forse, ed in generale è bella dei laboratori del mondo, che sono sempre, si crescono sempre di più, e c'è sempre più ragazzi che partecipano e danno cose meravigliose. Sì. Comunque il podcasting sta lievitando, il messaggio classico del giovedì pomeriggio di Federico è: prof, domani non è che ci sarebbe un'aula in più, perché dobbiamo registrare due episodi in parallelo. Quindi, no, sta veramente diventando qualcosa di eccezionale. Sì. E tutti questi progetti, il podcasting o anche gli altri, vengono veicolati all'esterno, magari attraverso il sito del Moro, oppure restano solo... La cosa molto carina, che ha detto Federico bene a inizio anno, in un momento, una chiacchiera che abbiamo fatto sulle scale, la ricordo molto bene, lui diceva: prof, la cosa bella di questi laboratori è che non sono autoreferenziali, non è che ogni laboratorio pensa a sé. Quindi giornalismo fa articoli sugli altri laboratori, il podcasting fa le interviste ai vari laboratori, editing video va a montare magari un piccolo video per poter promuovere gli altri laboratori, fotografia gira e va a fare le foto agli altri laboratori, e diventa un moto circolare molto bello, in cui i laboratori si contaminano fra di loro e allo stesso tempo però si pubblicizzano. Ci sono le storie su TikTok del laboratorio di quelli che fanno social media management, che fanno magari le piccole storie sui laboratori, soprattutto inizio anno, un po' per pubblicizzarli.
ed è molto interessante. Poi diamo spazio sul sito della scuola e poi ci sono anche occasioni esterne come può essere questa, sì, di uscire un po' fuori dalle mura della scuola e raccontare. Sì, anche perché progetti comunque così belli e così coinvolgenti è giusto farli conoscere anche all'esterno, non solo all'interno della scuola. E, quindi sono tantissimi. Avete in mente altri progetti, altri laboratori che partiranno prossimamente o il prossimo anno? Non so. Prendo la parola prima che lo faccia Bonfi, perché poi propormi altri 15. Esatto, okay. Sicuramente. Una cosa che ci sta particolarmente a cuore in questo momento è far sentire la voce dei ragazzi. Quindi una cosa che ci piacerebbe è poter creare dei canali in cui i ragazzi possano raccontare di sé, ma possano anche fare divulgazione, perché siamo una scuola, perché dovremmo essere, diciamo, la punta avanzata della lotta all'ignoranza e al bisogno di capire, di conoscere. E quindi l'idea che sta lievitando lentamente, quella di fare una sorta di web academy, un posto in cui i ragazzi possano sia presentarsi sul web, su YouTube, eccetera, con qualche canale specifico, ma a parlare davvero, a permettere alle persone di capire qualcosa di più sul mondo che ci circonda, e sia anche in presenza dal vivo. Ci sono già delle cose interessanti, i ragazzi hanno già preparato presentazioni su discorsi particolarmente pregnanti di oggi, come la dipendenza da tecnologia, l'intelligenza artificiale, anche discorsi tecnici che loro riescono a digerire e per riproporre in una maniera eccezionale. Quindi, per esempio, questa parte divulgativa secondo me sarà una delle prossime cose che usciranno dalla scuola, perché c'è un potenziale pazzesco. Attendiamo con ansia. Tante idee. Secondo me, allora, per i laboratori della scuola, alla fine, si potrebbero proporre i miei laboratori, però fondamentalmente io non credo di poterne proporre per il semplice motivo che, secondo me, il bello è proprio la sorpresa, perché un sacco di laboratori che sono nati quest'anno e sono nati agli altri anni sono stati proposti da degli studenti o sono stati proposti agli studenti che avevano una data passione senza che ce la si aspettasse, che se un laboratorio che magari ci pensavi prima dicevi no, non troverò mai qualcuno che potrebbe gestirli, no? Certo. Quindi secondo me sarà bello vedere come il prossimo anno magari arriveranno nuovi studenti o nuovi studenti scopriranno l'attività del MOR, perché io l'ho scoperta quest'anno, per esempio. L'anno scorso l'ho scoperta, che infatti mi ha dispiaciuto di essermi iscritto a giornalino l'anno scorso. Poi col segno di poi è andata bene, perché poi quest'anno abbiamo recuperato tutto. Sì, giusto, anche la moda l'anno scorso. Abbiamo perso un po' l'anno scorso, ma quest'anno abbiamo deciso di accedere, no? Perché certo. Tutto un po'. E quindi sarà bellissimo, secondo me, vedere il prossimo anno chi arriverà a proporre nuove cose. Nuovi laboratori potranno avere tutto un potenziale pazzesco, perché possono anche, appunto, la cosa bella che mi ricordavo, ho detto all'inizio anno, che la possibilità che i laboratori del MOR collaborino è fantastica, che sono tutti parti diverse, ma che messi insieme possono creare un qualcosa di meraviglioso, qualcosa di incredibile che può portare dei benefici sia a un laboratorio che all'altro. Quindi secondo me sarà questo proprio quello che potrà arrivare questo prossimo anno. Nuovi laboratori che unendosi ad altri potranno dare qualcosa di fantastico, con persone che, come ci sono adesso i laboratori, hanno un sacco di voglia di fare, un sacco di spirito di iniziativa, che penso sia quella la parte più bella dei laboratori del MORO. I ragazzi che hanno un sacco di voglia, e quindi ci sarà, secondo me, fantastico questo. Il prossimo anno ci saranno un sacco di altre cose nuove che non vedo l'ora io personalmente di vedere. Attendiamo di scoprire allora i nuovi laboratori, rimaniamo, quindi ci rivedremo per parlare esatto dei nuovi laboratori, perché giustamente tutti vorranno. Io vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti, non so se volete aggiungere ancora qualcosa al riguardo che magari non è stato detto. Seguite Monotime. Assolutamente. E voi Monosport. Grazie mille, grazie al professor Marco Bracco e a Federico Bonfiglio. Grazie a voi. E continuate a seguire BTV News, mi raccomando.